Mario Balotelli, che in un primo momento non aveva lasciato dichiarazioni sulla sua presunta paternità annunciata da Raffaella Fico dalle pagine di Chi, ha finalmente rotto il muro del silenzio. L'attaccante del Manchester City si è detto disposto a riconoscere il figlio, ma solo dopo tutte le verifiche del caso. «Mi assumerò tutte le mie responsabilità quando avrò le prove certe della mia paternità», ha affermato il calciatore a proposito della gravidanza della sua ex fidanzata. «Sono venuto a sapere da terzi che Raffaella era incinta», scrive Mario in un comunicato. «Per questo ho deciso di contattarla e solo a seguito della mia domanda mi ha confermato che era vero. Sono molto deluso, non credo sia normale non sapere nulla fino al quarto mese», conclude il calciatore. La soubrette napoletana a settimanale Chi aveva fornito in verità in merito tutta un'altra versione. La Fico aveva detto che era stata lei a comunicare a Super Mario il lieto evento e soprattutto che il futuro papà era rimasto entusiasta della notizia. Talmente entusiasta che per riconoscere la paternità l'attaccante della nazionale ha chiesto l'esame del DNA. Solo qualche mese fa tra i due c'era stata una violenta lite, sedata solo dall'intervento della polizia a causa dei continui tradimenti di Balotelli. La bella napoletana, venuta a conoscenza delle scappatelle del compagno, volò in Inghilterra e gli mise a soqquadro la casa. Dopo quella serena discussione, i due decisero di troncare il rapporto, ma entrambi non avevano fatto i conti con il bebè che l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi già portava in grembo.